in Italia. Qualche anno fa avremmo detto attenzione a Hilary Polanco, che non sembra essere quello, il cagliaritano di origine dominicana che gareggia per la Riccardi di allora, era stato riserva della staffetta che poi vinse l'oro olimpico a Tokyo. Buono Rigali, Samuele Ceccarelli bene, Samuele Ceccarelli, Rigali rimane lì, Samuele Ceccarelli la vince, ma a fatica, 10-30, un metro di vento contro, Rigali gli è arrivato lì, l'impressione che Rigali sia pronto per sbarcare verso i meno 10-20, ovviamente non qui, anche con il vento contro, allo stadio Mario Saverio Cozzoli, aia, no che sia solo una contrattura, un crampo, sì, presumibilmente sì, va al classico atteggiamento di chi deve riprendersi da un crampo, la tensione ci deve essere stata, è lo stesso Rigali, perché qualche infortunio di troppo, anzi più di uno, il terzo è proprio Marek, 10-30, vediamo se cambia il risultato, precede Rigali che si volta verso di lui, è il campione d'Europa al coperto, il campione d'Italia al coperto, fa segno che va tutto bene, quindi presumibilmente deve essere proprio una contrattura crampo, sarebbe bello chi è, sì, classico atteggiamento con Rigali che gli fa da sanitario e gli dà il 5, due compagni di squadra in staffetta e Rigali potrebbe essere anche tenuto caldo vista una condizione in netta fase di ascesa, Bergamo Stars la sua squadra. A Padova, nella prima edizione sotto Covid, dei campionati italiani assoluti all'aperto, ci fu un podio tutto bresciano con Marcel Jacobs. La Biale diceva qualcosa comunque, non incoraggiante. Il... Cosa ti sembra aver capito? È un labiale non riferibile di Rigali Ma rispetto alla sua virgolette sconfitta a quella cosa che stava succedendo con ma l'impressione che sia, la faremo dire eventualmente da Samuele, sì o anche da Rigali, perché potrebbero esserci tutti e due, eccolo il risultato, 10-30 con quel metro di vento contro.